Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenute ad una nuova puntata di Una mela al giorno. Una seconda puntata, abbiamo cominciato questo programma con delle buonissime intenzioni, quelle che di solito hanno le persone quando hanno qualche acciacco, qualche dolore, dicono d'ora in avanti non farò questo, sempre buoni propositi che poi raramente si avverano in concreto. E abbiamo sempre ospite il dottore Reale, con il quale attraverso il Centro Medico Polidiagnostico Esculapio stiamo collaborando per riuscire ad approfondire non solo tecniche e conoscenze mediche, ma soprattutto per dare questa piccola mela al giorno, ogni puntata una mela che regaliamo ai nostri telespettatori per avere quel piccolo segreto di salute. Allora, noi le diamo il benvenuto di nuovo a questa puntata, dottor Reale, introducendola già con un argomento. Noi nella scorsa puntata avevamo già spiegato, i telespettatori sicuramente se lo ricordano, quello che sarebbe stato l'argomento di oggi. Oggi parliamo di un argomento che forse è veramente più che popolare, il mal di schiena, tant'è che in molti di voi hanno scritto sulla nostra pagina Facebook, i nostri riferimenti email che vedete in sovrimpressione, chiedendoci appunto lumi su determinate situazioni. Ad esempio, la signora Carmen dice che si è sempre curata attraverso diverse tecniche. La signora Carmen da Mammola dice che supera i 90 kg di peso ad intorno ai 50 anni, non ci ha spiegato esattamente quanti anni esattamente, e soffre continuamente di mal di schiena. L'unico momento in cui riesce a trovare un po' di ristoro è quando si corica supina sul letto. Mentre invece c'è il signor Andrea da Cinque Frondi, che dice che a 70 anni ha mal di schiena, però lui soltanto quando sta curvo, tende un pochettino a bloccarsi, quindi quando deve fare qualche piccolo lavoretto si curva in avanti e rimane quasi bloccato. Abbiamo invece una ragazza giovanissima, che poi è un caso che io infatti mi sono stupita di leggere, frequenta molto la palestra e comunque ha dolori alle spalle, nella parte alta della schiena. Come vediamo, una patologia, si può dire, che è generica, che probabilmente è di molto differente come questi casi tra di loro, che comunque viene chiamata sempre mal di schiena. Come approcciarci a questa problematica e soprattutto come scoprire qual è la fonte di questo mal di schiena? Telespettatori, amici carissimi, buongiorno e ben ritrovati a questa estate in cui vogliamo, oltre a trovare refrigerio per il caldo afoso di questi giorni, dare qualche input che ci possa far star meglio, soprattutto quando ci sono problematiche di mal di schiena o male in genere. Hai riferito tre pazienti che hanno... Questi tre in generale, ma c'erano molti di più. Allora, dei dati statistici attendibili, si parla da 10 milioni, dai 10 ai 15 milioni in Italia che soffrono di mal di schiena. Quindi dire mal di schiena significa avere necessità di ricorrere a dei rimedi, al medico, a star bene, a non fare cassa mutua, eccetera, eccetera. Però è un campo dove fare un po' di chiarezza è sicuramente difficile. E quindi già ritengo difficoltoso da parte di chi ha il problema a chi rivolgersi. Ovviamente chi sta male, la prima tappa è il medico curante, il proprio medico, e quindi dice: dottore, ho mal di schiena. E da lì normalmente, anche perché il primo passo è porre subito un po' di sollievo, e quindi le cure che è giusto e normalmente vengono fatte è quello di antinfiammatori, analgesici, riposo, a secondo la problematica se insorge nel mondo del lavoro, eccetera, dare il primo rimedio, il primo sollievo. Diciamo quello che attutisce la fase acuta del dolore. Ahimè, però, cosa succede? Succede che a parte qualche acuzia sono problematiche che tendono a cronicizzare, e quindi dopo il primo intervento terapeutico, a volte senza ricorrere neanche al medico, perché è sufficiente, tutti noi in casa abbiamo il solito calmante, il solito antinfiammatorio, che è la prima cosa che proviamo quando abbiamo un problema,
il ripetersi di questi momenti di dolore, di mal di schiena, induce il medico sicuramente in seconda battuta, anche perché spesso è il paziente che dice: dottore, non facciamo la lastra, non facciamo la risonanza, cerchiamo di capire. Un po' perché è giusto così, che il medico deve porsi il problema a che cosa è dovuto, perché insorgono questi momenti di blocchi, di colpi di strega, chiamiamoli come vogliamo, di proseguire con l'iter diagnostico. E da qui allora si incominciano le peripezie, il paziente si fa le sue indagini, poi li riporta dal medico, e qua un'altra grossa problematica: a chi si deve rivolgere, chi è il medico per risolvere il dolore? E le figure specialistiche sono tante, si va dal reumatologo perché si pensa più a una forma di tipo infiammatorio, si va dall'ortopedico perché si pensa che c'è l'ernia, poi si va dal neurochirurgo perché la colonna forse è meglio che la tratti il neurochirurgo, si va dal fisiatra perché così abbiamo la riabilitazione. In questo mare di professionisti come ci si può regolare? È impossibile che una persona vada da tutte e quattro per dire, per trovare una soluzione, quindi quale lanterna ecco usare per riuscire a muoversi, a individuare la vera fonte? È un marasma, proprio perché in effetti ognuno potrebbe avere un ruolo, e quindi torniamo per certi aspetti a quanto dicevamo l'altra volta. Fondamentale è riuscire a capire, fare una diagnosi corretta, una diagnosi che deve trovare sempre corrispondenza fra le indagini che andiamo a fare o già fatte e il tipo di disturbo che il paziente ha. Perché quando parliamo di mal di schiena, nella nostra cultura popolare si dice: ho male alla vita, perché questa non la conoscevo. Effettivamente viene rappresentata questa zona di basso schiena con mi fa male alla vita. Diciamo che è il perno di tutto. È il perno di tutto. Poi un'altra classica espressione dice: ho male ai reni. Questo per identificare proprio la zona. A volte il male è così diffuso, il dolore, che a volte ci si confonde pure, quindi si pensa ad esempio di avere dolore allo sterno mentre invece la bocca dello stomaco, ai reni invece la schiena. Sicuramente sì, e sicuramente la sede dove si avverte il dolore può essere una zona riflessa, cioè il dolore può essere un attimino anche a distanza da dove lo avvertiamo, e quindi è difficile anche per il medico, e qua è importantissimo appunto dedicare il tempo necessario a questi incontri, cercare di far parlare sempre di più il paziente, ritornare a quella per me fondamentale, saper ascoltare chi ci viene a trovare e quindi sapersi orientare nella giusta direzione, perché effettivamente oggi abbiamo incominciato con un discorso specifico ma molto vago, e quindi effettivamente non è facile districarsi. Partire col piede giusto significa effettivamente avere più spazio alle giuste soluzioni. A proposito di questo, mi scusi se la interrompo, lei è stato un neurochirurgo, quindi ha detto anche il neurochirurgo interviene sulla schiena a seconda insomma della problematica che questa porta. Però non sempre è indicato, comunque già è abbastanza ridotto il numero di operazioni che adesso si fanno per poter risolvere i problemi di schiena. Ci sono delle tecniche, lei ne accennava ad esempio anche nella settimana precedente, queste tecniche che possono alleviare il dolore, naturalmente una volta che il dolore viene individuato come fonte di una determinata problematica. Quindi la persona che ha mal di schiena, cosa si deve aspettare? È verissimo, si opera sempre di meno. Ma solo ed esclusivamente perché oggi, grazie alla tanta
possibilità diagnostica e quindi essere precisi su un'indicazione, perché vi ricordo un'altra cosa: il successo di un'ottima operazione, di un ottimo intervento chirurgico, lo fa sicuramente un buon operatore, un buon chirurgo, che sia ortopedico che sia neurochirurgo, ma la vera valenza di questo buon servizio lo dà la giusta indicazione, e avere esattamente fatto una diagnosi precisa e quindi sapere che la soluzione chirurgica, togliere un'ernia, allargare un canale stretto, la cosiddetta stenosi del canale vertebrale, o togliere qualche volta anche un neurinoma, una patologia che è responsabile del dolore che il paziente avverte. Quindi è fondamentale avere delle diagnosi certe. Non si può portare in sala operatoria un mal di schiena perché alla risonanza è venuta fuori l'ernia. L'ernia va tolta solo ed esclusivamente se non ha intanto risposto agli altri accertamenti conservativi, oppure essere al 100% sicuri che è l'ernia responsabile del disturbo. E da qui quindi il perché oggi si opera meno grazie al fatto appunto che abbiamo una diagnosi più precisa e che riusciamo a destreggiarci meglio nel trovare le giuste cause del dolore. Giuste cause del dolore, che prima parlavamo di mal di vita, mal ai reni, di sciatica, di lombalgia, i pazienti che hai menzionato, uno che ha dolore quando si alza, e quindi da posizione che scatenano il dolore. Io nella mia esperienza, ho detto l'altra volta 40 anni, quindi lunga esperienza, sempre di più quelli che erano una volta quasi indicazione al lettino operatorio non lo sono più, per un semplice fatto che la diagnosi non è quella di un nervo compresso ma di una sofferenza sul nervo per altre condizioni. Tantissima patologia di tipo posturale, cioè alterazioni di carico, di lavoro delle cosiddette strutture del bacino. Non voglio entrare con termini difficili, ma dico solo uno: l'ischio pubblico, questa struttura che è un legamento e che ci spiega tantissime situazioni di dolore che partono dal gluteo e finiscono nel canale inguinale, finiscono nella coscia, nella parte interna. E qua mettiamo in campo altre possibilità diagnostiche: è una patologia di anca, è una patologia di ernie inguinali, è una patologia viscerale. Quindi fare una diagnosi orientativa, ma che ha le basi per spiegare il dolore, alla sofferenza del paziente, è fondamentale. Lei, scusimi, ha detto una cosa molto importante: problematiche soprattutto posturali. Tra tutte queste problematiche che lei sta citando, quanto è tipico del corpo che ha un problema? Quindi ad esempio una persona viene una cisti qua, ma non perché si è comportata in un determinato modo, per dire. Mentre invece il mal di schiena può essere molto invece responsabile dello stile di vita che facciamo, gli atteggiamenti che abbiamo. Che incidenza c'è? Ma notevolissima, perché la sola poca attività fisica o il sovrappeso sono fattori fondamentali. Io mi trovo spesso, quando parlo di movimento, di attività fisica, qualche volta il paziente dice: dottore, io col lavoro che faccio cammino dalla mattina alla sera, oppure lavori nelle nostre campagne, ma ahimè non è quella l'attività. La giusta. L'attività che dà il corpo è quel tempo che dedichiamo al corpo e quindi che dedichiamo al nostro benessere.
a noi stessi, che può essere quella del camminare anziché prendere l'ascensore. I metodi che sono anche poco invasivi e comunque molto, possiamo definirli naturali, sono quello anche di cui parlavamo l'altra volta, la neuralterapia e la mesoterapia. Ci può spiegare più nello specifico come incidono, in che cosa consistono per alleviare questi dolori? Vede, le possibilità terapeutiche, una volta fatta una diagnosi, sono veramente tantissime. E ognuno di noi, ogni specialista, ogni medico, ogni operatore della salute mette a disposizione la sua esperienza, le sue conoscenze e quindi si viaggia con le armi che ha. Io parlo di neuralterapia e di mesoterapia come due tecniche molto semplici che ho sempre attuato. Una volta deciso che non c'è da operare o che non c'è da cambiare la postura, ma proprio perché sono due momenti terapeutici ad effetto immediato che mi permettono di far sì che il paziente che viene a visita e viene in sofferenza, viene col bastone, spessissimo per fortuna del paziente e anche mia, che sono queste le soddisfazioni, le gratificazioni che ci inducono a lavorare sempre con più entusiasmo, con più amore, con più devozione verso questa professione, grazie appunto a queste tecniche semplici e ormai sempre più conosciute, soprattutto la mesoterapia che ha 50 anni, è nata in Francia e poi fatta per tante cose, ci sono stati cambiamenti magari nei cocktail, nelle sostanze che utilizziamo, nelle iniezioni, che adesso vi spiego in che cosa consiste. Questo è stato un proseguire con effetti sicuramente più benefici, perché utilizzare un farmaco o un altro, una sostanza che va a agire solo localmente oppure una sostanza che va a agire più in senso generale, fa la differenza. Prodotti selettivamente sintomatici, classici della medicina cosiddetta allopatica, o utilizzare... Cosa vuol dire allopatico? Mi muovo da parte del telespettatore, non comprendo questi termini come non comprende il nostro telespettatore, quindi le chiedo lumi. Allora, apriamo questa parentesi e la chiudiamo subito, perché ci inoltreremo in discorsi sia difficili sia... Allora, la medicina, si parla di medicina ufficiale, di medicina allopatica oppure di medicine naturali, di medicine alternative. Qua lancio subito la prima freccia: la medicina è una sola. La medicina è quando il paziente viene da te e tu, facendo il medico, riesci a guarire. Rispondo però: l'allopatia è la medicina classica con dei farmaci classici, dove l'obiettivo principale è il sintomo e ahimè con tanti effetti collaterali qualche volta, cioè parliamo dei cortisonici per esempio, è chiaro che fare una mesoterapia si può fare anche col cortisonico, se fatta, si farà ancora, perché non bisogna dire ahimè io non voglio utilizzare questo o quello, ogni cosa va utilizzata nella sua giusta misura. Io facevo mente al mio percorso, che quando ho incominciato nel 75-76 a utilizzare la siringa e l'ago, di cui vi dirò qualcosa di più, utilizzavo solo i farmaci che conoscevo allora, i farmaci allopatici, i farmaci classici. Nel tempo e negli anni e soprattutto nell'ultimo decennio, i farmaci che utilizzo quando faccio una mesoterapia sono farmaci di tipo
naturale, di tipo omeopatico, di tipo funzionale, e quindi un farmaco che può agire non solo nel loco dove lo iniettiamo, ma anche a distanza. E qua mi rifaccio un attimino a quello che abbiamo detto prima: qualche volta un dolore che noi avvertiamo nella schiena può essere anche per una problematica viscerale, addominale, epatica, eccetera. Quindi non diamo per scontato che siano le ossa se mi fa mal di schiena, se mi fa male la schiena. Può essere una questione legata ai muscoli, addirittura all'intestino, al fegato. Cioè, abbiamo bisogno veramente di comprendere. Quindi anche noi abbiamo la nostra responsabilità nell'andare a scegliere una visita specialistica, o forse lei sta dando anche molta responsabilità al medico di base che ci deve indirizzare. Certamente sì, non è facile, è veramente una giungla sapersi dirigere. Ritorno un attimino che cos'è la neuralterapia, che cos'è la mesoterapia, rifacendomi un attimino al discorso del dolore che avvertiamo in un punto del riflesso. Il dolore, la malattia, il sintomo nasce sempre in un sregolamento, in una disfunzione del sistema neurovegetativo. Parlavo anche nella prima puntata. Parlo di sistema nervoso autonomo, parlo di quella parte del sistema nervoso che per fortuna non è sotto la ragione, non è sotto la dipendenza, fa quello che vuole lui e per fortuna fa sempre bene. Ecco, fa meglio di quanto faremmo noi in maniera cosciente. Ma certamente il corpo, si dice che non mente mai, dice sempre la sua. Il problema è saperlo ascoltare, che non è facile. Questa è la pillola di oggi riguardo la mela al giorno. Sì, penso proprio che forse è la cosa più importante, sapersi ascoltare, perché ascoltare se stessi poi significa saper riferire. Il medico deve saper ascoltare e da qui la giusta diagnosi. Tutto comunicazione, torna tutto sulla comunicazione, comunicare con il proprio corpo, con il medico, da parte di questo recepire bene la comunicazione, quindi è tutto comunicazione, lo diciamo sempre noi. Una sottolineatura, tanto per non lasciare concetti importanti e sospesi. Quindi le due tecniche di cui poi ne parleremo di altri, c'è l'ossigeno zonoterapia, metodica fantastica, anche quella con iniezioni, con questa volta senza sostanze farmacologiche, ma solo come una siringa che il paziente dice: dottore, ma non mi inietta niente, è aria. No, non è aria, è un gas che ha poteri antinfiammatori, analgesici, ma per introdurci e parlare di questo, se riteniamo, dobbiamo fare una puntata. Sì, no, dobbiamo approfondire, perché appunto tante volte ci si aspetta, come diciamo, quando il dolore soprattutto è fortissimo, si vede come ultima spiaggia l'operazione, quindi la degenza, il pericolo di un'operazione, perché comunque c'è sempre, mentre invece questa siringa aiuta in maniera importante. E è anche importante sapere che è un piccolo aiutino fisico, ma è un grande sostegno per chi ha soprattutto un dolore molto forte. Sì, anche perché il bello di queste tecniche, di queste punture o punturine, a secondo come uno vede l'ago, è che hanno degli effetti immediati, che il primo importante evento che succede, perché il paziente che passa dal dolore intenso al sollievo, alla possibilità di lasciare il bastone, è la prima condizione che gli permette di ritornare da incurvato a dritto, da certe posture obbligate a vivere la vita meglio. Mi dia anche un'altra indicazione, dottore, per me, sto pensando al mio mal di schiena e anche ai nostri telespettatori. Tante volte questo dolore così forte poi mina anche il resto del nostro corpo, anche la nostra salute in termini di qualità della vita, quindi è possibile che, se si sopporta, perché tante volte veniamo da una generazione di persone, soprattutto i nostri genitori, che tendevano a sopportare molto il dolore, perché nella sopportazione c'era una sorta di
di attesa o comunque di speranza che il dolore passasse. Quanto invece la sopportazione del dolore e il non arrivare a incidere immediatamente può cambiare la nostra qualità della vita e soprattutto può innescare anche altri meccanismi e farci avvicinare ad altre malattie? Certamente, è come lo viviamo, le motivazioni che abbiamo anche a tirarci fuori, i decorsi post-operatori di uno che deve tornare in fabbrica o di uno che deve tornare nel proprio ufficio hanno delle differenze veramente enormi. Quindi, ma qua ci inoltreremo anche in un altro grossissimo campo che fa parte sempre di come siamo fatti, le motivazioni che ci inducono a fare o non fare una cosa, la nostra mente, la nostra tranquillità, la nostra interiorità, quindi tutto ci spinge a farci diventare più malati o velocizzare la salute. Quindi quanto c'è anche qui dentro poi del cosciente, quello che ci spinge a guarire prima o dopo? Sicuramente, sicuramente sì. Io le volevo chiedere anche un'altra cosa. Nel corso di un percorso, stavo cercando un sinonimo, non l'ho trovato, bisogna sempre, come diceva lei, individuare la fonte del problema. Però fondamentalmente quello che le chiedo anche in conclusione di questa puntata è di darci quelle piccole pillole di saggezza, perché lei dice sempre prevenire è sempre meglio che curare, quindi riuscire ad avere il comportamento giusto. Per quanto riguarda il mal di schiena, quali sono i comportamenti? Lei ha detto fare attività fisica, cos'altro possiamo aggiungere come pillole di saggezza per arrivare a quella mela, la mela al giorno di oggi, qual è riguardo al comportamento da avere per evitare le patologie più antipatiche del dolore alla schiena? È difficile una risposta perché è una miriade così grande, le tantissime cause che fanno arrivare a mal di schiena. Non ci può essere un comportamento. Non riesco a risponderle a questo. L'attività fisica comunque è fondamentale. L'attività fisica, il sovrappeso, la regolarità, i ritmi, il ritmo. Se devo dare un qualche cosa, le abitudini sane, che possono essere quelle dell'alimentarsi correttamente con i 5 pasti al giorno, per lavare il medico da torno più che la mela, oppure dormire nella giusta maniera, cioè lo stile di vita equilibrato significa prevenzione. Non saprei darle una causa singola, specifica, un comportamento da assumere per non ammalarsi. Poi dico anche un'altra cosa: bisogna ammalarsi, perché sennò noi medici che facciamo? Quindi è giusto anche così. Però non in maniera troppo grave, ecco qui. Sì, certo, sì, l'abbiamo capita, ed è giusto anche che invece voi ci diate quelle. Vede, lei ha detto una cosa molto importante nella prima puntata e la ribadiamo oggi, penso che la ribadiremo in ogni puntata: il 50% dell'attività che deve fare il medico e il 50% del paziente che deve collaborare con il medico, per poter essere aiutato a guarire. Un'altra cosa importante è quello che lei, di cui lei parla sempre, che l'empatia con il paziente, quindi il rapporto non è quello dell'accademico che lei potrebbe permettersi di fare con il paziente, ma arrivare a un dialogo quasi da pari a pari per meglio avvicinarsi anche al fatto che il paziente deve spiegarle bene che cos'ha, che cosa si sente. Questo è un assioma, questo è un teorema, questo è un dogma medico che effettivamente lo faccio sempre mio, perché vedo i giusti risultati. Solo con la giusta collaborazione, col 50%, io dico sempre: io ti do una mano, tu dammi l'altra, per poterle stringere tutte e due. Su questo non ci sono dubbi. Se capisco bene, siamo il tempo così. Ora abbiamo qualche minuto. No, volevo soltanto dire, se me lo permettete, che nella prossima puntata devo riprendere un attimino quello che oggi per tempo, voglio riparlare un attimino della neuralterapia, della mesoterapia. No, abbiamo ancora del tempo, quindi possiamo parlare proprio della neuralterapia e della mesoterapia, perché come le dicevo prima sono molto importanti, perché tante volte le persone sentono questi nomi così strani che non fanno parte della nostra tradizione diciamo di pazienti, e quindi pensano chissà che cosa strana è. Spieghiamo esattamente di che cosa si tratta. Hanno in comune che si fa con una siringa e un aghino.
Quindi sono due tecniche iniettive, infiltrative, in cui localizzato il dolore viene iniettata nella sede dolorosa queste sostanze. Quindi la differenza tecnica non esiste. Differenza di terminologia: quando parliamo di mesoterapia ci riferiamo alla pelle, ci riferiamo al mesoderma, utilizziamo un ago piccolissimo e facciamo questi ponfi con sostanze medicamentose, e ognuno in base all'esperienza o in base al tipo di viscere, di problematica, di dolore utilizza. Ponfo è quella piccola bollicina che si forma sulla pelle, quindi una piccolissima cosa. La neuralterapia come tecnica è molto simile, la nostra siringa, il nostro ghino, però è differente la sostanza che iniettiamo. Allora, nella mesoterapia utilizziamo a secondo il problema e il caso questo o quella sostanza. Nella neuralterapia, e non vado a interferire con il mesoderma ma con il sistema neurale, quindi parliamo di nervi e quindi parliamo di neurovegetativo, il cocktail, la sostanza che utilizziamo è una e sempre quella, vale a dire è una procaina pura. Dico pura perché quando uno sente parlare di procaina pensa all'anestetico. Nulla a che fare con i prodotti anestetici che utilizziamo quando ci serve fare un'anestesia, la lidocaina, la xilocaina, eccetera, eccetera. La neuralterapia e quindi l'utilizzo di questa sostanza, che per puro caso i fratelli tedeschi Unck 50 anni fa hanno portato avanti, e da qui la nascita di questa tecnica che oggi per la prima volta in Italia è scuola, c'è la scuola di neuralterapia, quindi un filone che viaggia per conto suo e quindi non ha con la mesoterapia ha solo la tecnica, l'ago e la siringa e l'iniezione. Dal punto di vista invece di dove va a agire e cosa fa è completamente diversa. Ripeto, quello che si inietta è una sostanza, è una sola, che è la procaina, diluita con l'acqua fisiologica, a cui si aggiunge una sostanza che è il bicarbonato di sodio, che ci serve a creare la cosiddetta alcalinizzazione. E di qua un altro mondo dell'importanza di pH, acidosi, eccetera, però non voglio assolutamente... Avevamo accennato qualche tempo fa, l'anno scorso. Non voglio complicarci la vita. Però torneremo perché ci interessò moltissimo e molti ne parlano di questo. Un'altra piccola chicchetta per capire che cos'è la neuralterapia. Quindi la mesoterapia, iniettavo delle sostanze che agivano lì dove li iniettavo e riportavano un beneficio. La neuralterapia agisce lì dove lo inietto, ma dove lo inietto può essere anche necessario per andare a risolvere problematiche a distanza. Vedi una cicatrice che si tratta con la neuralterapia, e i meccanismi con cui si ottengono gli effetti sperati, e sono sicuramente belli, è di riportare quel sistema neurovegetativo che si è alterato e che è sempre e solo lui la causa del disturbo, della malattia, del dolore. Quindi a differenza degli altri tessuti che per ripararsi hanno bisogno di tempo, per mettere in allarme e creare il giusto funzionamento del sistema neurovegetativo sono sufficienti secondi, perché lo stimolo che io porto sul sistema nervoso è immediato, per cui immediatamente si ottengono cose brillanti. Esempio, no? Ho avuto un flash,
una delle ultime pazienti trattate che è rimasta sbalordita la ragazza in questione. Devo utilizzare un termine che è più per addetti, ma c'è un disturbo che si chiama algodistrofia, cioè un dolore importante normalmente alle estremità degli arti, che può essere una mano o può essere un piede. E qua qualche volta la spalla traumatizzata può dare un'algodistrofia. Algo significa dolore, distrofia, alterazione cutanea. Questo flash che mi è venuto di questa paziente che ho trattato proprio 2 giorni fa aveva un'algodistrofia localizzata sul piede, quindi dolori violenti e alterazione cutanee, discromie. Mi è venuto in mente perché la paziente mi ha detto al di là del dolore intenso, all'impossibile, aveva fatto di tutto e di più, dice: ma che sei questo colore violaceo che non riesco assolutamente a dar via? Ho fatto una neural terapia, istantaneamente il piede è tornato del suo colorito normale. La paziente mi fa: dottore, ma cosa mi ha fatto? Neural terapia, poi ho spiegato tutto. Tra l'altro mi stava dicendo, impressionante questa cosa, mi stava anche dicendo che, l'ho appena detto, non solo un problema che era legato al piede, quindi a un arto e tutto il resto, ma addirittura pure le cicatrici, quindi non capisco come la cicatrice sarebbe, io nella mia ignoranza incredibile in medicina, sarebbe del tessuto che si è andato a compattare dove lì è stato cucito, cose del genere, quindi come può la neuralterapia agire proprio su del tessuto in realtà che... è un gonfiore, un qualcosa di più spesso, mi spieghi? Anche lì è alterato il neurovegetativo, anche lì non c'è il giusto equilibrio fra un sistema che accelera e uno che decelera, uno che stringe e uno che dilata, e quindi il riportare il riequilibrio anche lì in una cicatrice che noi addetti ai lavori chiamiamo campi di disturbo, perché poi ci sono i cosiddetti la tonsilla può essere un focus di disturbo a distanza viscerale, eccetera, però entriamo veramente nel difficile e non voglio assolutamente né creare curiosità né andare subito, perché oggi se vai internet Dedicheremo una puntata intera a sfatare i miti di internet, perché alla fine siamo diventati tutti dottori, ci dobbiamo informare, ma non sappiamo la fonte di queste informazioni cos'è su internet. La cicatrice trattata con la neuralterapia ha anche un effetto proprio estetico. Non tratto la cicatrice solo per migliorare l'aspetto deturpante qualche volta, ahimè, ma la tratto perché migliorando il suo aspetto estetico significa che migliora proprio quello che interrompe. Ed è un campo di disturbo proprio perché va a interferire con il neurovegetativo. Incredibile. Grande amico. Neurovegetativo diventerà il nostro amico, appunto. E allora con questo noi concludiamo, rimandiamo alla prossima puntata. Stavamo dicendo che lì affronteremo ancora altri argomenti. Abbiamo detto l'ossigeno ozonoterapia, che è qualcosa, io mi ricordo i grandi dolori di schiena, discopatie e cose del genere, questo era il punto di riferimento, però secondo me lei ha parecchie cose da farci scoprire su questo argomento, quindi come hanno fatto i signori che hanno scritto riguardo al loro mal di schiena, sicuramente avranno tratto anche beneficio da queste informazioni. Scriveteci, i nostri riferimenti sono in sovraimpressione, quindi rimandiamo alla prossima puntata sempre con il dottor Reale, che ormai è diventato il nostro medico di famiglia della famiglia di Femmina TV. Quindi se avete anche altri argomenti da segnalarci, segnalateli pure, perché li tratteremo nel corso delle numerose puntate che realizzeremo, proprio per cercare di avere questo piccolo morso, una mela al giorno, e così togliamo i medici, li teniamo soltanto così in televisione. No, anche questa era una battuta, ma siamo contenti di avere queste piccole e preziose indicazioni che migliorano sicuramente la nostra qualità della vita. Allora, alla prossima puntata, arrivederci.